News. Tregua finita da stasera per la giornata di domani. Il centro ARPAL della Liguria indica di prestare attenzione a possibili temporali di forte intensità. Occorre una sede fissa. Dopo l'alluvione e l'allerta 2, il Movimento 5 Stelle di Sestri Levante, attraverso una mozione urgente, chiede una postazione stabile per il nucleo operativo di protezione civile. L'appello di Ayusia, banchetti informativi dell'associazione animalista per raccogliere fondi. Le risposte di Montaldo, ospedale di Rapallo, con l'ingresso di Villa Azzurra, l'assessore regionale risponde alle richieste dei consiglieri Capurro e Bagnasco. Il futuro dei comprensivi, open day domani per l'istituto di Rapallo Zuagli. Intanto a Chiavari, gruppi di minoranza presentano una mozione e chiedono una commissione ad hoc sulla scuola. Cibo e cabine, il comune di Rapallo ha regolamentato il cosiddetto street food, intanto stasera riunione del comitato stop al muro di cabina Rapallo. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio. Allora, il maltempo continua a essere in primo piano nei nostri telegiornali, come avete sentito anche dai titoli. Sembra finita questa tregua e già da questa sera e per la giornata di domani il centro regionale dell'ARPAL indica di prestare particolare attenzione alla possibilità di temporali forti e localmente intensi in alcune zone del nostro territorio. Ma facciamo subito il punto con il servizio. Tregua finita, è atteso un nuovo peggioramento meteo secondo le ultime notizie del centro ARPAL della regione Liguria. Previste condizioni di instabilità con alta probabilità di rovescio, temporali forti da stasera e per la giornata di domani, con precipitazioni particolarmente significative e localmente intense. I venti saranno in rinforzo su Genovese e Savonese. Il mare poco mosso, alto il valore di umidità. Per giovedì gli esperti indicano ancora condizioni di instabilità diffusa con cielo molto nuvoloso o coperto e possibili fenomeni temporaleschi anche di forte intensità, venti ancora forti e mare mosso. Si attenua però fortunatamente la probabilità di rovescio, temporali intensi. La tendenza per i prossimi giorni, da venerdì, aumento delle temperature e precipitazioni diffuse anche durante il fine settimana. L'attenzione resta alta soprattutto per la viabilità interna, ancora in ginocchio a causa di frane e smottamenti che rendono sempre più fragile il terreno e dunque le strade che devono essere percorse dagli automobilisti per raggiungere la casa e il posto di lavoro. E dopo l'alluvione, gli stati di allerta meteo fino al livello massimo, il grado 2 di questi giorni, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Sestri Levante, con una mozione urgente, chiede una sede stabile per il nucleo operativo della protezione civile. Occorre un ufficio, una sala riunioni, un magazzino per le attrezzature e tutto quanto è necessario, dice il movimento, per lo svolgimento delle attività durante gli stati di allerta, spiega il capogruppo Martino Tassano. Ben pochi sanno che ad oggi il nucleo operativo della protezione civile viene organizzato in municipio e che tale struttura è situata in un'area esondabile. E adesso andiamo nel comune di Cogorno, dove arrivano nuovi provvedimenti da parte dell'amministrazione Sommariva. Sentiamo quali sono le ultime novità post maltempo, che in particolar modo riguardano il fronte del commercio e l'aspetto di rifiuti ed ingombranti. Iniziative e provvedimenti post alluvione nel nostro territorio, in particolare l'amministrazione comunale di Cogorno, come aveva già preannunciato nei giorni scorsi il sindaco Enrica Sommariva, attraverso apposita delibera di giunta, consente che da domani e fino al prossimo 15 dicembre le attività commerciali alluvionate possano effettuare la vendita straordinaria anche sotto costo di merce non alimentare danneggiata da questa forte ondata di maltempo. Ed intanto nel comune riprenderà regolarmente a partire dal prossimo lunedì 1 dicembre il servizio di raccolta differenziata. Ancora fino al 30 novembre sarà possibile conferire i rifiuti ingombranti presso il centro comunale per la raccolta differenziata in località FEA, che a tale scopo estenderà il normale orario di apertura. Il centro resterà aperto dalle 16 di venerdì 28 alle 10 di domenica 30 novembre. Chi non ha la possibilità di conferire i rifiuti ingombranti con mezzi propri può depositarli vicino ai cassonetti, avendo cura di non intralciare o creare pericolo
per la viabilità sia pedonale sia carrabile. Per quanto riguarda il fango, il comune ricorda che può essere conferito nell'area ex Italgas adiacente alla Croce Rossa, facendo attenzione a non depositarlo però naturalmente sulla pista di atterraggio degli elicotteri. Per ogni ulteriore informazione è anche possibile contattare l'ufficio ambiente al numero 0185 385723. Rimaniamo ancora in qualche modo in tema perché dopo questa recente alluvione che, come sappiamo, ha colpito tutto il nostro territorio circa 2 settimane fa, anche gli animali hanno perso molto, così come sostiene l'associazione animalista Aiusia. E arriva un appello direttamente da Aiusia: è importante l'aiuto di tutti e sono così previsti dei banchetti informativi e per raccogliere fondi. Sentiamo. Anche gli animali hanno perso tanto durante l'alluvione che ha flagellato duramente Chiavari e l'entroterra. L'associazione Aiusia ha tirato le somme e i danni risultano essere davvero ingenti. Per fortuna non ci sono state vittime, ma sono andati persi, gonfiati nell'acqua, 60 kg di mangime secco per gatto Greenfish che erano stoccati nel magazzino della Merceria Gilda di Chiavari in via Jacopo Rocca. L'associazione non ha potuto neppure ricostruire il recinto per volatili disabili perché mancano i soldi per poter fare anche le opere di base e si sono inoltre lesionati i tetti dei box dei cavalli. Deve essere ricomprato il coibentato. Prima dell'alluvione, infine, i ladri hanno rubato il generatore di corrente che si trovava al campo in sede. Una situazione davvero difficile che ha portato Aiusia a lanciare un appello per chiedere l'aiuto di tutti. Sabato 28, il 6 dicembre e il 27 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19, Aiusia organizzerà un banco dove sarà possibile acquisire informazioni circa l'attività associativa sugli animali disponibili per l'adozione, su varie campagne ecoanimaliste rivolte al locale e al generale. Tutto il materiale, prevalentemente volantini e pliane, sarà esposto per poter essere consultato o ritirato. Al banco sarà anche possibile effettuare donazioni. E veniamo alla cronaca. Un uomo di 59 anni, genovese, responsabile di una torrefazione nel comune di Uscio, ha denunciato presso la locale stazione dei carabinieri che la notte scorsa ignoti si sono introdotti all'interno dell'attività. È effettuato un sopralluogo da parte dei militari, è emerso che i malviventi si erano introdotti dal lucernaio e, disattivando l'impianto di allarme, una volta all'interno hanno rubato da un armadio la somma di 3.000 euro. Indagini sono tuttora in corso da parte dei carabinieri. E adesso parliamo di sanità. In particolar modo si è discusso quest'oggi durante la riunione di consiglio regionale dell'ospedale della città di Rapallo con l'ingresso di Villa Azzurra. L'assessore ha risposto alle richieste che sono state avanzate dai due consiglieri regionali Capurro e Bagnasco. Sentiamo allora che cosa è emerso. Ospedale di Rapallo, il tema oggi approdato all'attenzione del Consiglio regionale. Sulla mancata apertura del servizio dialisi sono state presentate interpellanze ed interrogazioni dai consiglieri Armando Ezio Capurro, Noi con Burlando, e Roberto Bagnasco, Forza Italia. Per la giunta ha risposto l'assessore alla salute Claudio Montaldo, il quale ha innanzitutto precisato che appena ultimati i lavori dell'ospedale si è deciso di portare al suo interno funzioni pubbliche che hanno permesso una riorganizzazione del sistema sanitario del Tiguglio, rendendo quello di Rapallo uno dei tre presidi ospedalieri, prevedendo funzioni di chirurgia e di area medica complementari all'attività per acuti legata all'emergenza presente a Lavagna e funzioni di acuti e soprattutto di riabilitazione a Sestri Levante. In quel contesto abbiamo sospeso una decisione che riguardava la dialisi, rimandando la riorganizzazione complessiva del servizio nell'area che oggi possiamo chiamare anche istituzionalmente metropolitana genovese e rinviando il tutto anche per ragioni economiche, dice.
C'è poi la questione relativa alla proposta formale da parte del gruppo Villa Maria, al quale fa riferimento la struttura di Villa Azzurra di Rapallo, di inserire una propria attività all'interno dell'ospedale intitolato a Nostra Signora di Montallegro. Montaldo ha evidenziato che Villa Azzurra ha reclutato due importanti nuovi operatori, manifestando quindi la possibilità di raddoppiare negli anni futuri il numero di prestazioni svolte nell'anno precedente e in questo. L'assessore ha ribadito che è necessario evitare le fughe verso altre regioni e che quindi la Giunta ha manifestato la volontà di discutere della proposta di Villa Azzurra, dopodiché ci saranno un confronto con il territorio, la conferenza dei sindaci dell'ASL 4, in modo specifico con Rapallo, Portofino, Zoagli. Rimaniamo ancora sul consiglio regionale di oggi. Ha esposto in aula un'interrogazione anche il consigliere regionale di Liguria Viva Ezio Chiesa. Emergenza Ebola, ok il piano di prevenzione, dice, ma Montaldo non risponde sulle misure adottate nei porti della Liguria. La prima arma di difesa nei confronti dell'Ebola è la precoce identificazione di persone potenzialmente infette in arrivo da zone a rischio, afferma Chiesa, in quanto la tempestività nell'intervento è fondamentale per individuare i soggetti entrati a contatto con il malato e tenerli sotto sorveglianza. Per questo motivo credo opportuno intensificare la sorveglianza, ha detto il consigliere Chiesa. Ed intanto in regione c'erano anche i rappresentanti dei pendolari della tratta Genova-La Spezia per incontrare l'assessore regionale Enrico Vesco e i rappresentanti di Trenitalia. I comitati di Sarzana e Val di Magra che erano presenti hanno espresso le gravi difficoltà a seguito dell'orario dei Frecciabianca in direzione Roma, che al mattino, dicono, rende pressoché impossibile arrivare in orario al lavoro ai genovesi e anche agli abitanti della zona del Tiguglio. E gli organi della città metropolitana, il nuovo ente che come sapete nascerà ufficialmente con il 1 gennaio 2015, saranno l'argomento di cui discuterà il Consiglio metropolitano, che si riunisce domani alle ore 15 nella sala di Palazzo Doria Spinola. L'assemblea infatti, nell'ambito della discussione sullo statuto del nuovo ente già avviata dalla prima seduta il 17 ottobre scorso, affronterà il titolo terzo dello statuto della città metropolitana, che è appunto dedicato alla formazione degli organi di questa nuova realtà. E si riunisce domani alle ore 18 anche il Consiglio Comunale di Ney in Val Graveglia. Oltre alla variazione conseguente assestamento di bilancio, si discuterà sulla modifica al vigente regolamento edilizio per le nuove normative in materia di edilizia e di paesaggio. E poi all'ordine del giorno anche la mozione del consigliere Marco Bertani riguardante la sovranità delle autonomie locali. Adesso prendiamo la seconda parte del nostro TG Tiguglio parlando di scuola e di istituti comprensivi. Iniziamo da quello di Rapallo e Zoagli. Quale futuro per la media di Zoagli? Con questa domanda si può rispondere recandosi domani all'Open Day proprio per Zoagli e per la futura media. Un'ultima occasione importante per mantenere questa realtà. Dunque l'Open Day si svolge domani a partire dalle ore 14:30. Sempre in tema scuola ci sono delle richieste specifiche che vengono avanzate anche da Chiavari. Ad intervenire sono i gruppi di opposizione che si rivolgono all'amministrazione affinché si prendano decisioni serie ed importanti per il futuro dei plessi scolastici e del comprensivo, e soprattutto che per discutere di questo sia presto convocata una commissione ad hoc. Sentiamo. Futuro per le scuole di Chiavari, nuovamente al centro dell'attenzione a Palazzo Bianco, ed in particolare ad intervenire sono i rappresentanti dei gruppi di opposizione: Silvia Garibaldi, Emilio Cervini, Giorgio Canepa, Giorgio Getto Viarengo, Giovanni Giardini, che hanno protocollato una mozione sugli istituti comprensivi in città e la richiesta di istituire una commissione consiliare ad hoc per discuterne quanto prima. La scuola a Chiavari, ed in particolare il riequilibrio dei comprensivi ed il nuovo palazzo che dovrebbe
sorgere accanto al plesso Mazzini sono argomenti che dovrebbero essere prioritari per l'amministrazione, dicono i gruppi di opposizione. Non vogliamo che si ripetano gli avvenimenti di questi ultimi due anni, in cui l'assessore Mignone ogni volta ha atteso il mese di febbraio per poi dire che non si poteva fare nulla di radicale per l'anno scolastico successivo e si rimandano, come al solito, soluzioni reali e definitive dei problemi. Non vogliamo, aggiungono i consiglieri, che anche per il prossimo anno scolastico l'assessore ricorra di nuovo a ripieghi e tappulli che da temporanei diventano definitivi e che lasciano scontenti i genitori ed irrisolti i problemi. Ci auguriamo, concludono, che queste commissioni siano presto convocate e che in tali occasioni l'amministrazione comunale porti una programmazione, non solo chiacchiere come ha fatto fin d'ora sull'argomento scuola. Torniamo a parlare di territorio e di sicurezza. Costruiamo una Liguria verde, sicura e per tutti. Con questo slogan Lab Tertiguglio dà il via ad un nuovo ciclo di incontri. Si incomincia domani da Sestri Levante alle 21.30 al Circolo Randall di Via Latiro con il film documentario sull'alluvione del 2011 Se io fossi acqua. Interverranno gli autori Massimo Bondielli, Luigi Martella, Marco Matera, Tiguglio Clima con Daniele Laiosa, il vicepresidente di Limet, responsabile tecnico, e poi l'incontro proseguirà con un nuovo appuntamento invece sull'autoprotezione per una città sicura a Lavagna il prossimo primo di dicembre. E sono destinati all'ANFAS di Chiavari 2.500 euro raccolti attraverso la lotteria benefica che metteva in palio le maglie dei giocatori della Virtus Entella, dai tifosi biancocelesti, per aiutare una delle tante associazioni che ha subito danni durante l'alluvione che ha colpito il Tiguglio nella notte di lunedì 10 novembre scorso. Una notizia invece di politica: Sergio Cofferati sarà a Chiavari nella giornata di domani ed in particolar modo domani sera alle 21 prenderà parte ad un incontro presso la Sala Gramsci di Via Costa Guta per parlare di politica naturalmente, di punti programmatici per il futuro della Liguria. Si riunisce domani anche il Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure, la seduta si apre alle ore 17, all'ordine del giorno riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l'assestamento del documento finanziario per l'esercizio di quest'anno 2014 e l'affidamento in gestione dell'immobile di proprietà comunale con destinazione a palestra annessa alla scuola di Via Costa per il prossimo periodo da gennaio del 2015. Intanto il comune di Rapallo ha regolamentato il cibo in strada e in città. Si discute di questo, ma anche delle cabine degli stabilimenti balneari ed in particolar modo questa sera il comitato Stop Muro Cabine Rapallo organizza una riunione costitutiva aperta a tutti al caffè Zipier di via Avenaggi. Sentiamo il servizio. Lo street food, la preparazione e somministrazione di cibo lungo le strade di Rapallo, è stato regolamentato dal comune con una delibera. Condizione principale per lo svolgimento di tale attività è la cottura sul posto, escludendo cibi già preparati. La richiesta di suolo pubblico va presentata all'ufficio commercio, mentre gli orari dello street food saranno da mezzogiorno alle 20 in inverno e da mezzogiorno alle 22 in estate. Cambiando argomento, ma rimanendo in riva al boate, la Lega Nord Cittadina critica il sindaco Carlo Bagnasco per due provvedimenti non assunti, l'ordinanza anti-accattonaggio e la sostituzione delle fioriere sul lungomare, che adesso, sottolinea Gabriele Vecchia, sono piene solo di terra. Sempre a Pallo continua a far discutere la questione delle cabine degli stabilimenti balneari. Dopo l'esclusione di Roberto Mattioli dal primo comitato, quello denominato Spiagge Libere Mare Pulito, l'ex grillino ne fonda un altro con Silvia Flisi e Gaetano Carlevaro, chiamato Stop Muro Cabine Rapallo. Intanto il primo comitato, attraverso il comunista Andrea Carannante, fa sapere che il comune di Rapallo ha risposto con un diniego alla richiesta di partecipazione alla conferenza dei servizi riguardante proprio la nuova sistemazione del litorale. La motivazione? Si tratta di incontri per raccogliere opinioni, comunque solamente tecniche.
E rimaniamo a Rapallo anche se cambiamo argomento. L'associazione AVAD, Associazione Volontari Assistenza Domiciliare, organizza di fatti per domani un pomeriggio di animazione presso l'Istituto Comunale Il Tasso. Interverrà un fisarmonicista e verrà offerta una merenda a tutti gli ospiti presenti. 47.000 euro per la promozione dei parchi liguri e delle aree protette sono in arrivo grazie alla collaborazione tra Regione Liguria e Ministero dell'Ambiente per la valorizzazione del sistema delle aree protette quale volano per il turismo. Lo hanno comunicato oggi gli assessori regionali a parchi e turismo, Pippo Rossetti e Angelo Berlangeri. Questi finanziamenti serviranno a realizzare iniziative di conoscenza del territorio, delle aree protette e dovranno comprendere anche la realizzazione di prodotti divulgativi da utilizzarsi tramite web o piattaforme informatiche. Le nuove risorse sono state stanziate dal Ministero dell'Ambiente a favore delle regioni italiane, spiegano ancora gli assessori, e si inseriscono nell'ambito della strategia nazionale sulla biodiversità, con l'obiettivo di valorizzare e rendere sostenibile un settore chiave per l'economia italiana e ligure. E ricordiamo ancora la notizia di servizio per gli automobilisti: fino al prossimo 12 dicembre, senso unico alternato regolato da semafori sulla strada provinciale 55 di Moneglia per interventi di riparazione di una perdita d'acqua sulla carreggiata all'altezza della località San Saturnino. E dai lavori eseguiti dalla società dell'acqua potabile SRL, i semafori saranno sempre in funzione. E siamo arrivati allo sport, parliamo di calcio perché è già tempo di tornare in campo per il Rapallo Bogliasco che domani sarà impegnato in Toscana contro lo Scandicci per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D e lo farà con un nuovo allenatore. Sentiamo i dettagli. Una cosa è certa, domani in panchina non siederà Alexandro Dossena. Il Rapallo Bogliasco domani pomeriggio alle 14.30 sarà impegnato in trasferta contro lo Scandicci per la gara di sola andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D. Tra l'altro, in caso di parità, al termine dei 90 minuti si effettueranno i calci di rigore per determinare la squadra vincente. La novità è che l'allenatore è stato esonerato proprio alla vigilia del match. Al suo posto è stato chiamato Antonio Soda, ex allenatore di Spezia e Sanremese. A Dossena è costato caro la sconfitta di domenica scorsa in campionato contro il Pro Settimo Eurica, partita vinta dai piemontesi per una rete a zero. Sul mercato, nel frattempo, che riaprirà a dicembre, la lista della spesa è lunga per il Rapallo Bogliasco. Il difensore Bertoncini, ex Sesse Levante, l'attaccante Lamioni dal Magrazzurre e il Jolly Zunino dal Ligona, anch'esso ex Corsaro. In uscita il portiere Cellerino, che si sta già allenando con Ligona. Tornando a domani, il neo tecnico Soda incontrerà sulla panchina dello Scandicci l'altro allenatore subentrato in corso di settimana, Francesco Ciccio Baiano, ex attaccante del Foggia di Zeman e della Fiorentina. E sabato 29 novembre, con inizio alle 20.30, presso il Circolo Matteotti di Sestri Levante, si svolgerà il concerto di Nicola Rolando e i Nuovi Disertori. Durante la serata sarà presentato il video del nuovo inno del Sestri Levante, squadra che milita in Serie D, cantato proprio dallo stesso Rolando e che vede protagonisti vecchie glorie che hanno indossato la maglia rosso-blu. E con questa notizia ci salutiamo, grazie per essere rimasti con noi anche questa sera. La nuova edizione del TG domani alle 12.45, vi lascio al meteo, la programmazione della rete e come sempre vi ricordo che se volete potete rivedere in replica questa edizione del TG Tiguglio alle 20.20 sul canale 117 Tiguglio TV, poi trovate le notizie sul nostro sito www.antellatv.net, su Facebook, su Twitter e trovate il TG Tiguglio anche sul canale YouTube. È davvero tutto, grazie per l'attenzione. Attenzione, una buona serata.
Benvenuti al meteo, ecco le previsioni per domani, mercoledì 26 novembre. Giornata perturbata con piogge diffuse, moderate e localmente forti, possibili temporali anche di forte intensità, localmente stazionari. Venti in rinforzo fino a forti da sud-est a levante. Le temperature previste, sulla costa 14 la minima, 19 la massima, nell'interno 10 la minima, 17 la massima. Mare mosso.